Giorgia Meloni, ancella di Joe Biden. Sì, questo video è intitolato così. Giorgia Meloni, ancella di Joe Biden. È stato Massimo Giannini, direttore del quotidiano torinese La Stampa, a definire Giorgia Meloni, ancella di Joe Biden, motivo per il quale il giornale milanese Libero Quotidiano si è scatenato contro Massimo Giannini. Chiaro? Il giornale milanese Libero Quotidiano si è scatenato contro Massimo Giannini. Perché Massimo Giannini, in un suo articolo sulla stampa, di cui è direttore, avrebbe scritto che Giorgia Meloni è ancella di Joe Biden. E allora il giornale milanese Libero Quotidiano si è scagliato contro Massimo Giannini. L'articolata che sta sul Libero Quotidiano contro Massimo Giannini, mi pare che sia scritta da il giornalista Corrado Ocone. Corrado Ocone. Se non che si capisce subito che Corrado Ocone non segue i video di Serafino Massoni. Vero, Corrado Ocone? Che tu non li ascolti i video di Serafino Massoni, che è questo signore qua. Vedi Corrado Ocone? Serafino Massoni è questo signore qua. Eccolo qua. Lo sai che Serafino Massoni ha quasi 84 anni? Corrado Ocone, guarda quanti libri che ha scritto Serafino Massoni. Corrado Ocone. E tu li hai scritti tanti libri come Serafino Massoni, Corrado Ocone? Allora, tu, Corrado Ocone, che scrivi sul Libero Quotidiano, ti sei scagliato contro Massimo Giannini perché Massimo Giannini avrebbe scritto che Giorgia Meloni è ancella di Joe Biden. La situazione è molto triste, è molto triste, perché vedi che io ho già parlato del fatto che Giorgia Meloni è volata a Washington DC, Washington, distretto di Columbia, è entrata dentro la Casa Bianca e ha abbracciato Joe Biden. Io l'ho già dette queste cose, che Giorgia Meloni ha abbracciato strettamente Joe Biden, presidente americano. Ma la situazione brutta è che Joe Biden è un presidente americano, però sono stati i americani che nel corso della Seconda Guerra Mondiale hanno dato tante bastonate sulla schiena al governo fascista di Benito Mussolini, che sta ancora nel cuore, il governo fascista di Benito Mussolini sta ancora nel cuore, dentro il cuore di tanti esponenti della destra, della destra di Dio, patria e famiglia. Tanti esponenti della destra continuano a parlare di Dio, patria e famiglia. Però Benito Mussolini era ateo. Ma lo sapete voi, chiamate Benito Mussolini, che Benito Mussolini era ateo, non ci credeva a Dio. Ma lo sapete che il più grande filosofo del ventennio, il più grande filosofo del ventennio, che era anche un filosofo di fama mondiale, Giovanni Gentili, lo sapete voi che diceva della religione Giovanni Gentili, lo sapete voi? Voi che dite tanto che adorate Dio, patria e famiglia, sapete che diceva Giovanni Gentili della religione? Diceva, religio!
Filosofia puerorum, la religione è la filosofia dei bambini. Capito? Allora, quando Giorgia Meloni è andata a Washington DC, Washington, Distretto di Columbia, con l'aeroplano, e poi è stata portata dentro la Casa Bianca, e ha abbracciato Joe Biden, di certo Giorgia Meloni tremava tutta di dolore, perché di certo Giorgia Meloni non ha potuto dimenticare che sono stati gli americani che hanno spezzato le reni al fascismo di Benito Mussolini. Sapete, no? Tutti i bombardamenti americani sull'Italia del ventennio, su Torino, Milano, Bologna, Fiorenza, Napoli, Palermo, eppure a Roma, ci fu pure un bombardamento a Roma, al quartiere Prenestino, dove ci andò Papa Pio XII, così. Però non ci andò Benito, non ci andò bene, il Papa ci andò, e Giorgia Meloni ha dovuto piangere tanto, 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 stringendo Joe Biden, perché Giorgia Meloni avrà pensato che sono stati gli americani a spezzare le reni al ventennio, cioè a spezzare le reni a Benito Mussolini. Tu devi pensare a queste cose, caro giornale milanese Libero Quotidiano, capito? Al pianto, al dolore di Giorgia Meloni. Perché Giorgia Meloni lo sa che sono stati gli americani a spezzare le reni al fascismo di Benito Mussolini. E poi che dire? Che dire poi? Che dire? Che dire? Tu, giornale milanese Libero Quotidiano, devi seguire i video di Serafino Massoni per capire le questioni politiche in Italia, capito? Capito, giornale milanese Libero Quotidiano? Altro che scagliarsi contro Massimo Giannini, perché Massimo Giannini ha definito Giorgia Meloni ancella di Joe Biden. Giorgia Meloni piangeva quando abbracciava Joe Biden, capito? Piangeva. Beh, non si vedeva, ma era un pianto interiore, interiorizzato, capito? Perché Giorgia Meloni lo sa che sono stati gli americani a spezzare le reni al fascismo del ventennio, al fascismo ventennale, capito? Ecco qua le considerazioni di Serafino Massoni. Chi non segue i video di Serafino Massoni non conosce la reale situazione politica italiana ed internazionale. Per cui a te, quotidiano milanese Libero Quotidiano, sai cosa dico? Vai subito in libreria e compra qualche opera di Serafino Massoni, almeno una di queste due, perché queste due le trovi attualmente in tutte le librerie italiane. Ok, Libero Quotidiano. Ok, Massimo Giannini. Ah, a te Massimo Giannini, però devo dire che ti devi mettere dalla parte della Federazione Russa, hai capito? Massimo Giannini, mettiti dalla parte della Federazione Russa, cioè non si devono mandare armi all'Ucraina, hai capito Massimo Giannini? E perché non si devono mandare armi all'Ucraina? Semplice, perché lo Stato di Israele, dove abitano 10 milioni di ebrei, lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina. Lo sai tu, Massimo Giannini, perché lo Stato di Israele non vuole mandare le armi all'Ucraina? Lo sai o non lo sai?
Beh, se non lo sai, chiedilo a Serafino Massoni e Serafino Massoni ti spiegherà perché lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina. Poi, Massimo Giannini, tu fammi pervenire il tuo preciso recapito postale, Massimo Giannini, ed io ti farò pervenire a mie spese e a tua scelta una copia di una di queste due opere a tua scelta, Massimo Giannini, affinché tu ne possa fare una bella recensione sul quotidiano torinese La Stampa che tu dirigi. Ok, Massimo Giannini, a te, a Libero Quotidiano, a Giorgia Meloni, a Joe Biden e a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.